aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www. La login @ruba.it legata al dominio. La password legata alla login sopra indicata. Il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin dal menu di sinistra, selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Una volta eseguito l'accesso al pannello di gestione, cliccate sulla voce Aggiungi nuova pagina. Nella schermata successiva potrete inserire il nome della pagina. Confermate l'operazione cliccando poi sul tasto Invia. Il sistema vi riporterà al manager sito del Site Builder. Vedrete la pagina appena creata nella lista delle pagine. Per personalizzare i contenuti delle vostre pagine, cliccate sulla voce Modifica per la pagina desiderata. Nella pagina successiva cliccate sul pulsante Sì, procedi con le modifiche ed attendete l'apertura della pagina. Una volta aperta potrete personalizzarne il contenuto utilizzando la barra degli strumenti messa a disposizione dal Site Builder sia nei testi che nelle immagini. Quando avete modificato la pagina cliccate sul pulsante Anteprima modifica. Se il risultato è soddisfacente cliccate sul pulsante Approva per confermare. Al termine del salvataggio verrà proposta una schermata attraverso cui potrete modificare altre pagine tra quelle presenti, oppure tornare al pannello di gestione cliccando sul pulsante Annulla. Se intendete modificare la tipologia di una pagina dovrete cliccare per la pagina desiderata sul pulsante Modifica. Successivamente cliccate poi sulla voce Si desidera modificare la tipologia della pagina da pagina testuale a For Page, Negozio, Fotoalbum, Guestbook, eccetera. Si aprirà così un pannello da cui potrete scegliere il tipo di pagina web da utilizzare. Da notare che le opzioni contrassegnate dal simbolo del lucchetto non potranno essere utilizzate in quanto disponibili solo previo upgrade del servizio. Una volta che avrete scelto la tipologia di pagina, cliccate sul pulsante Invia. Una volta eseguite le operazioni, sulle pagine del sito potrete uscire cliccando sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www. La login @ruba.it legata al dominio. La password legata alla login sopra indicata. Il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin dal menu di sinistra, selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Dal pannello potrete cliccare sul link Rinomina le pagine. Il sistema vi darà la possibilità di modificarne il nome delle pagine. Una volta eseguite le modifiche, cliccate sul pulsante Invia. A questo punto potrete pubblicare le modifiche cliccando sul pulsante Pubblica oppure uscire dal pannello cliccando sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www. La login @ruba.it legata al dominio. La password legata alla login sopra indicata. Il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine.
Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin, dal menu di sinistra selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Dopo essere entrati nel pannello di gestione del Site Builder, cliccate Elimina sulla relativa pagina che volete eliminare. Effettuate la medesima operazione per tutte le pagine che volete eliminare. Terminata l'operazione, cliccate su Pubblica. Sulla pagina successiva, cliccate sulla voce Clicca qui per rigenerare e pubblicare sito completo. Avrete così rimosso le pagine desiderate nello spazio web del dominio. Una volta eseguite le operazioni sulla pagina del sito, potrete uscire cliccando sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www. La login @ruba.it legata al dominio. La password legata alla login sopra indicata. Il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin, dal menu di sinistra selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Accedete al pannello di gestione. Dal pannello potrete cliccare sul link Riordina pagine, sotto pagine. Il sistema vi darà la possibilità di modificare l'ordine delle pagine. Per spostare le pagine cliccate sui tasti Up and Down. Verificate infine che l'ordine delle pagine sia quello desiderato. Una volta eseguite le modifiche, cliccate sul pulsante Invia. A questo punto potrete pubblicare le modifiche cliccando sul tasto Pubblica oppure uscire dal pannello cliccando sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www, la login @ruba.it legata al dominio, la password legata alla login sopra indicata, il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin, dal menu di sinistra selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Una volta avuto accesso al pannello di gestione del Site Builder, potrete apportare le modifiche desiderate. Terminate le modifiche, potrete effettuare la pubblicazione mediante il tasto Pubblica. Nella schermata successiva potrete optare per le voci Pubblica, sarà eseguita la semplice pubblicazione. Annulla, sarete reindirizzati nel pannello di gestione. Una volta effettuata la pubblicazione, potrete proseguire con le vostre modifiche oppure uscire dal Site Builder cliccando su Esci.
aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www, la login chiocciolaruba.it legata al dominio, la password legata alla login sopraindicata, il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin dal menu di sinistra, selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Cliccate sulla voce Aggiungi nuova pagina. Indicate il nome da dare alla pagina. Cliccate su Invia. Cliccate sulla voce Modifica in relazione alla pagina appena creata. Adesso cliccate su Si desidera modificare la tipologia delle pagine da pagina testuale, Anchor Page, negozio, fotoalbum, guestbook, eccetera. Cliccate su Libro degli ospiti. E adesso Invia. Nella pagina successiva potrete specificare le intestazioni del guestbook. Potrete implementare messaggi sul guestbook dalla selezione Aggiungi, modifica messaggi, guestbook. Cliccando Invia. Avrete inserito il guestbook sul vostro sito. Cliccate sul tasto Pubblica, poi nella successiva pagina di nuovo Pubblica. Operazione eseguita. Per uscire basta cliccare semplicemente sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www, la login chiocciolaruba.it legata al dominio, la password legata alla login sopraindicata, il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro il pannello Admin dal menu di sinistra, selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci website in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Accedete al pannello di gestione. Cliccate su Aggiungi nuova pagina. Indicate il nome e cliccate su Invia. Adesso andate su Modifica in relazione alla pagina appena creata e cliccate su Si desidera modificare la tipologia della pagina da pagina testuale a For Page, negozio, eccetera. Cliccate su Form Page, Invia, selezionate il form Modulo Semplice, clicchiamo su Go, personalizzate i campi del form, dopodiché verrà mostrata l'anteprima del form. Cliccate su Approva per salvare le modifiche e terminare la creazione del form, oppure su Modifica per tornare alla modifica del form. Per pubblicare le modifiche cliccate su Pubblica. Nella pagina successiva cliccate su Pubblica oppure su Clicco qui per rigenerare e pubblicare il sito completo. Una volta eseguite l'operazione potrete uscire cliccando sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www,
la login @ruba.it legata al dominio, la password legata alla login sopra indicata, il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro al pannello Admin dal menu di sinistra, selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website, in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Accedete al pannello di gestione. Cliccate su Aggiungi nuova pagina. Indicate il nome e cliccate su Invia. Adesso andate su Modifica, in relazione alla pagina appena creata, e cliccate su Si desidera modificare la tipologia della pagina da pagina testuale a For Page, Negozio, eccetera. Cliccate su Form Page, Invia e selezionate il form modulo avanzato. Adesso cliccate su Go. Personalizzate i campi del form specificando se il campo è un'area di testo, un checkbox, un radio button o un menu a tendina. Conclusa la personalizzazione, cliccate su Invia. Verrà mostrata l'anteprima del form. Cliccate su Approva per salvare le modifiche e terminare la creazione, oppure su Modifica per tornare alla modifica del form. Per pubblicare le modifiche apportate, cliccate su Pubblica. Nella pagina successiva cliccate su Pubblica oppure su Clicca qui per rigenerare e pubblicare il sito completo. Una volta eseguite le operazioni, potrete uscire cliccando sul link Esci. Aprite una pagina web e digitate nella barra degli indirizzi admin.ruba.it. Inserite il nome dominio.estensione, senza www, la login @ruba.it legata al dominio, la password legata alla login sopra indicata, il codice di sicurezza visualizzato nell'immagine. Cliccate poi sul pulsante Accedi. Una volta dentro al pannello Admin dal menu di sinistra, selezionate il tab Applicazioni e poi dal sottomenu che si aprirà selezionate la voce Site Builder. All'apertura della nuova finestra vi troverete di fronte ad un messaggio. Prendetene visione. Nel caso in cui il dominio in questione sia associato ad un hosting doppio, sarà necessario selezionare la piattaforma, hosting Windows oppure hosting Linux, su cui vorrete creare il sito web prima di proseguire. Cliccate infine sul pulsante Prosegui. Nella schermata successiva verranno indicati i domini legati alla login con cui si è eseguito l'accesso al pannello, che abbiano il servizio Site Builder attivo. Cliccate sull'icona apposta sotto Gestisci Website, in relazione al dominio per cui si intende gestire il sito. Cliccate sulla voce Aggiungi nuova pagina. Indicate il nome e cliccate su Invia. Adesso cliccate su Modifica in corrispondenza della pagina appena creata. Adesso andate su Si desidera modificare la tipologia della pagina da pagina testuale a Form Page, Negozio, Fotoalbum, eccetera. Cliccate sulla voce Pagina Standalone. Cliccate Invia e confermate la vostra scelta cliccando su OK. Vi verrà mostrata l'informativa sulla pagina nascosta. Cliccate su Prosegui. A questo punto avrete creato la pagina nascosta e potrete pubblicare il sito, cliccando sulla voce Pubblica. Terminata la pubblicazione potrete continuare con lo sviluppo del sito oppure per uscire cliccate Esci.